lascio, credo, un consorzio, dopo chi verrà dopo di me, lo valuterà lui. Comunque, insomma, un consorzio è ben strutturato, è un consorzio dove durante la fusione abbiamo dovuto rifare tutti i regolamenti, ma la cosa più difficile è stata amalgamare le persone perché venivano da due mentalità completamente diverse. Lascio comunque una progettualità molto importante perché abbiamo un progetto oramai cantierabile che è il rifacimento della fossa di Pozzolo per 24 milioni e mezzo, un progetto cantierabile per quanto riguarda il canale degli Angeli Cerese anche per 9 milioni di euro e tutto sommato negli ultimi 5 anni abbiamo progettato e realizzato opere per quasi 50 milioni di euro. Questo è il bilancio di Elide Stancari, presidente uscente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, che ha guidato per 10 anni. Un doppio mandato impegnativo, soprattutto nei primi tempi, quando l'attuale consorzio è nato dalla fusione del Consorzio Sud-Ovest e Fossa di Pozzolo. Due realtà diverse, con esigenze diverse e con costi diversi. Se a destra Mincio si fa soprattutto bonifica e irrigazione con acque sollevate, nella sinistra Mincio c'è poca bonifica e molta irrigazione. Diverse anche le agricolture. Nella zona dei prati stabili, il terreno ghiaioso necessita di molta acqua, soprattutto a scorrimento, mentre nella parte bassa le coltivazioni a risaia a macchia di leopardo creano non pochi problemi. Da non dimenticare poi i cambiamenti climatici, siccità e bombe d'acqua che hanno messo il consorzio davanti ad alcune necessità. Cose da fare ce ne sono ancora tantissime. Credo che la cosa più importante adesso che c'è da fare sia quella di ammodernizzare non solo tutti i nostri impianti, ma c'è anche di vedere come fare per risparmiare sempre più acqua. Il lago di Garda è ai minimi storici, quindi ci dobbiamo attrezzare per poter mantenere la nostra agricoltura importante, ma consumando meno acqua. E quindi questo credo che sia un ruolo del consorzio, sia la cosa più importante in questo momento. Con le bombe d'acqua, come dicevo, questi impianti idrovori che sono bellissimi, però sono impianti idrovori datati che devono essere rifatti e ripensati.